Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, un po' diverso dal solito, sarà solo un'aspirazione, una parlata tra me e voi, dove vi racconterò come ho perso 25 kg in questi 4 mesi. Qua sotto passeranno le immagini bulk in questa fase di off season, vi spiegherò nel dettaglio perché mi sono spinto così tanto, a che percentuale sono arrivato, a che peso sono arrivato e come ho tagliato gradualmente per perdere 25 kg, definirmi e arrivare a questa condizione che vedrete. Vi elencherò i punti che per me sono stati chiavi per perdere peso e mantenere quanta più massa muscolare e le piccole tips che mi hanno aiutato a mantenere il deficit e a definirmi, perché la cosa più importante è mantenere il deficit sul lungo periodo, altrimenti facendo una dieta per un mese non vedremo i risultati sperati. Quindi, primo punto, deficit calorico. Bisogna costruire, ma bisogna costruire tanto prima di intraprenderlo. Io in bulk sono arrivato a questa percentuale di peso, questa percentuale di massa grassa, circa 86 kg, sono arrivato a 4500 calorie lì da mesi. Rispetto alla scorsa fase di cut, dove ero in questa condizione, sono risalito gradualmente in bulk partendo da 2500 calorie, 2700, 2900, 3100. Aumentava la performance, aumentava la quantità di cibo, aumentava la richiesta da parte del mio corpo per gestire alti carichi, alte performance. Più richiesta di carboidrati, più richiesta glucidica, più richiesta calorica. E man mano che la performance aumentava, aumentavo le calorie, spingendomi fino alle 4000-4500 gli ultimi mesi. Anche se il 90% del surplus era più da massa grassa rispetto a massa muscolare, comunque mi spingevo oltre, perché in palestra sentivo la necessità per migliorare, raggiungendo performance di 100 kg di panca, partendo da 60 kg che ne sollevavo all'inizio bulk, partendo da 120 kg di stacco ne sono arrivato a sollevare 200, partendo da 80 kg di squat ne sono arrivato a sollevare 150. La forma si è andata un po' a deteriorare pian piano che spingevo sempre di più i carichi a ogni singola sessione, però ne ho ricavato tanto mantenendo più o meno le performance, scendendo con le calorie in questo caso. Quindi, partito da una mole calorica di 4500, ho iniziato a tagliare inizialmente 1000 calorie, dato che comunque ero oltre la mia norma calorica, e mi sono stabilito vicino alla norma calorica, iniziando il mio cut dalle 3500, facendo assestare un po' il peso, perdendo quei chili extra che comunque non mi appartenevano nemmeno. Una volta assestato il mio peso, sono passato alle 3000, la condizione già si puliva, le performance continuavano ad aumentare, e dalle 3000 è iniziata la vera discesa graduale, vera e propria, dove sono passato gradualmente di meno 200, meno 300 calorie bisettimanalmente. Ho di ogni stallo del peso, passando alle 2700, passando alle 2500, passando alle 2400, e così settimana dopo settimana nei mesi, fino a toccare le 2000, poi scendere a 1800, poi scendere a 1600, poi scendere le ultime settimane a 1400. Ovviamente i carichi in palestra, soprattutto le ultime settimane, si abbasseranno drasticamente. Ovviamente le cose vanno fatte gradualmente. Se scendete di botto, perdete un botto i carichi e di conseguenza non mantenete per niente la massa muscolare. Arrivando più basso con le calorie, ho aumentato le proteine, dato che ho tagliato prettamente dai carboidrati, arrivando a zero carboidrati le ultime settimane e mantenendo giusto quelle poche quote di grassi, toccando le 1200 calorie. Le calorie erano davvero poche, quasi tutte proteine, quei giusti 10-15 grammi di grassi giornalieri per mantenere le funzioni corporee e nulli carboidrati. E questa è stata la discesa di peso da 86 kg a 60 kg. Ci vuole tempo e pazienza, ma la cosa importante è il deficit e mantenere quello che si sta facendo in allenamento quanto più intatto possibile fino alle ultime settimane. Sarà davvero tosta. Secondo punto chiave, mantieni quello che stai facendo in allenamento, non stravolgere, non fare chissà quale scheda, chissà quante altre ripetizioni, chissà quale macchinario, solo esercizi di isolamento. Mantieniti sulle basi. Ci sta a includere più macchinari quando siamo più soggetti ad affaticarci durante il cut, però mantieni gli esercizi solidi. Se per le gambe hai uno squat, traccia la performance su quello. Se per il petto hai delle spinte con manubri, se per la schiena c'è un rematore, c'è una lat machine, mantieni quella e cerca di mantenere uno standard dei carichi quanto più vero possibile a quello che facevi in bulk. Se facevo 5 colpi con 150 di squat, man mano che mi spingo con le settimane col cut, mantengo sempre quello squat, piuttosto di quei 5 colpi arrivo a farne 1, 2, ma mantengo quei 150. Poi per il resto della seduta ci sta a includere macchinari, esercizi di isolamento, rep range più alti, però bisogna mantenere un core dall'inizio del cut fino alla fine per tracciare la performance e soprattutto il mantenimento di massa muscolare. Se notiamo che stiamo perdendo poca performance, pur scendendo di peso, vuol dire che stiamo mantenendo tutti i chili che abbiamo costruito e ci stiamo asciugando solo di massa grassa, anche se dei giorni ci vedremo più appannati, anche se dei giorni ci vedremo male. Bisogna avere pazienza e persistere nel percorso. Ci saranno le settimane di stallo, ci saranno delle settimane dove i carichi peseranno il doppio, la performance scenderà a picco per poi risalire. Bisogna avere fede nel processo. Bisogna avere fede nel proprio percorso, perché dopo una settimana, 2, 3, 4 settimane di stallo, io ho avuto anche 2 mesi di stallo, il peso inizia a scendere al picco.
voi perseverate col Dave, cercate di mantenere quanta più intatta la performance e fidatevi che bastano queste due cose per stravolgere il vostro fisico nel giro di qualche mese. Terzo punto, mantenetevi ben idratati, soprattutto nella discesa di peso. Bisogna mantenere i muscoli idratati e pieni, pur quando i carboidrati sono pochi. Bere molto, a parte tutti i benefici che ha, ci aiuta molto sia a bere prima dei pasti, a saziarci di più, ad essere più idratati e sia non confondere il senso di fame con quello di sete. Io personalmente bevevo sia molta acqua, ma sia molta acqua dolcificata, sia con Bolero, sia bibite zero, mi mantenevano sazio e mi riducevano il senso di fame durante il resto della giornata, aiutandomi anche a bere di più, e questo mi ha aiutato tanto nella perdita di peso. Quarto punto fondamentale, abbonda con le verdure. Ovviamente tutto questo sta in base alla tua capacità digestiva. C'è chi danno problemi a mangiare tante verdure, c'è chi non dà per niente problemi, come nel mio caso. Io sono arrivato anche a 1,5 kg, 2 kg di verdure al giorno, soprattutto le ultime settimane che mangiavo 1000 calorie e praticamente mangiavo solo acqua, proteine e verdura. Mi hanno aiutato tanto a sentirmi sazio, mi hanno aiutato tanto le fibre a sentirmi pieno, includendo pochi nutrienti e poche calorie, e a scendere di peso, asciugandomi molto, soprattutto le ultime settimane drastiche. Che siano verdure, che sia pasta zero calorie, quella con la farina di cognac, che siano alimenti zero, abbondare con le fibre ti aiuterà in questa fase, se non ti danno problemi. E ci colleghiamo al quinto punto, che è la scelta degli alimenti, molto fondamentale, prediligere piuttosto che dei cereali per la colazione, dell'avena, che trattiene e assorbe più acqua, vi sazia più a lungo, piuttosto che della pasta, prediligere del couscous, del purè, della polenta. Assorbono acqua, vi saziano più a lungo e soprattutto occupano più volume nel piatto, che è una cosa fondamentale, ci arriveremo adesso. Piuttosto che della pasta zero, sto facendo un video con i miei fan, piuttosto che della pasta zero con la farina di cognac, ok? Che costa un patello di soldi, un occhio della testa, però piena di fibre, ci appaga la mancanza della pasta, la condiamo, la speziamo e ci andrà a saziare tanto. Ne avrò consumata una tonnellata in questa fase di cazzo. Piuttosto che del merluzzo, del pesce fatto fritto, fatelo in padella, fatelo bollito, le verdure fatele a vapore, piuttosto che del petto di pollo, usate dell'albume, vi occuperà molto più volume del piatto e vi sazierà molto. Potrete fare 3000 ricette, pancake fit, torte fit, dolci fit, e tutto questo vi aiuterà nella vostra fase di discesa del calcio. Collegandoci a questo sesto punto, che è appagare anche l'occhio, la mente fa la sua parte. Piuttosto che mangiarci della farina d'avena in bianco o dell'albume in bianco, usare una farina d'avena aromatizzata e dell'albume, farci pancake, farci una torta con dello sciroppo zero, delle salse zero, fidatevi che renderà sostenibile la colazione, renderà sostenibile gli spuntini e vi renderà sostenibile l'alimentazione per tutti i mesi a venire. Come mangi oggi, devi mangiare fino alla fine del calcio senza sentirti ristretto, altrimenti non lo porterai avanti. Se una cosa non la porta avanti con costanza e pazienza, che questo sarà l'ultimo punto più fondamentale, allora tutti i sacrifici saranno vanificati. E settimo punto, che penso sia il più fondamentale, costanza e pazienza. Non accade tutto dall'oggi a domani, non si perderanno 25 kg dall'oggi a domani. Bisogna avere tanta costanza e tanta pazienza e credere tanto nel percorso. Bisogna renderlo sostenibile, bisogna renderlo equilibrato, quasi fino alla fine. Indipendentemente da che condizione partite, da quanti chili volete perdere o da che condizione volete raggiungere, quanto volete tirarvi, quanto volete asciugarvi. Io personalmente non sono salito sul palco, ma l'obiettivo era quello di salire su un palco, quindi ho raggiunto una condizione pressoché da gara e i sacrifici sono stati tanti, però mi sono reso tutto l'ambiente circostante sostenibile, dalla mia routine, da quando mi svegliavo a quando andavo a letto, senza tentazioni e senza cose che mi permettessero di uscire di strada. Ho avuto i miei pasti, ho avuto i miei allenamenti, ho avuto il mio cardio e tutto ciò mi ha concesso di portare a meglio al termine questa fase, in maniera del tutto naturale e proficua. Ottavo punto che mi stavo scordando, cardio o NEAT. Io personalmente di cardio ne ho fatto ben poco, giusto i primi mesi e le prime settimane, impartendo inizialmente il deficit da solo quello. Poi man mano che vai avanti nel cut, la fame diventa l'ultimo dei tuoi problemi. Le energie, la poca voglia di vivere, quelli diventano i primi veri problemi. E quindi ho mantenuto solo il NEAT, molto elevato, personalmente 25-20.000 passi giornalieri, quasi ogni giorno, per tutta questa fase. E fidatevi che mantenere il NEAT elevato, lavorando, uscendo, camminando, facendo le passeggiate, prima, dopo i pasti, vi aiuterà tanto sia per migliorare le vostre capacità digestive e di assorbimento dei nutrienti, sia per bruciare quelle calorie extra dell'alimentazione, permettervi di mangiare qualcosina in più o permettervi di mangiare quello che già mangiate e assorbirlo al meglio e sfruttarlo a vostro vantaggio. Ci sono tante strategie, ci sono tanti modi per perdere chili, ci sono tante diete, c'è un po' di... Però la chiave sono sempre le basi: deficit calorico, allenamento, NEAT, scelta degli alimenti, recupero e riposo. Non esiste la bacchetta magica e non esiste la pillola magica. Sta tutto a voi e nella vostra mente quanto siete disposti a sacrificarvi, quanto siete disposti a dare per ottenere un qualcosa. È facile starsene sul divano, è facile sgarrare una volta a settimana. Io non ho sgarrato per 5 mesi, non ho toccato un dolce, una caramella, qualcosa di diverso dalla mia alimentazione per 5 mesi. Non dico che tutti possono, non dico che sia facile, è molto più facile il contrario, però se un qualcosa lo si vuole, lo si fa e lo si ottiene. Tutto parte da quanto lo volete e dalla vostra voglia interiore di migliorare, di voler ottenere un qualcosa, di spingervi oltre. Non necessariamente perché dovete spingervi oltre,
ma giusto per vedere fin dove potete arrivare, perché non abbiamo limiti. Possiamo ottenere e fare tutto ciò che vogliamo se davvero lo vogliamo. Non importi i limiti, vai avanti, struttura una tua fase di cut, struttura una tua fase di bulk e non porti limiti, vai sempre avanti, nonostante tutto. Bene, fammi sapere se questi consigli ti sono stati utili, se attualmente stai intraprendendo un cut, stai intraprendendo una ricomposizione, stai intraprendendo un bulk. Io personalmente sto entrando gradualmente in bulk, facendo una reverse diet dalle basse calorie che sono arrivato gradualmente, le sto alzando settimana a settimana e ci porterò un video a riguardo su come sto entrando in bulk. Fammi sapere che altri contenuti vorresti, fammi sapere altri consigli che vorresti e noi ci vediamo con i prossimi video.